Si aggiunge un nuovo capitolo alla questione dei vaccini anti-Covid, oltre al problema dei ritardi nelle consegne e della mancanza di dosi, infatti ora ne emerge un altro, quello degli sprechi. A sollevare l'argomento la consigliera regionale di Lombardi Civici Europeisti, Elisabetta Strada, che ha denunciato lo spreco economicamente ed eticamente inaccettabile di quelle dosi di vaccino anti-Covid che a fine giornata, dopo essere state scongelate, ma per diverse ragioni non inoculate, vengono buttate. Non esiste una strategia o dei protocolli di come utilizzare le dosi che sono state scongelate e già diluite, e che sappiamo che entro le 6 ore vanno utilizzate, se no devono essere buttate via. Qualora le persone, ad esempio, che ne hanno diritto non si presentano e quindi rimangono inutilizzate. Per cui dobbiamo assolutamente prevedere una strategia, magari aprendo degli sportelli aperti alla popolazione, quelle delle fasce non aventi immediatamente diritto, affinché nessuna dose venga più buttata via. Per questa ragione la consigliera Strada ha presentato in aula del Consiglio regionale un'interrogazione a risposta immediata per chiedere alla Giunta della Regione Lombardia, al fine di evitare lo spreco delle dosi giornaliere scongelate e diluite che non sono state inoculate, di utilizzarle per persone anche non appartenenti alla fascia degli aventi diritto in quel momento. Abbiamo chiesto di individuare una strategia e abbiamo suggerito, ad esempio, di creare degli sportelli aperti dopo una certa ora, affinché le persone possano andare a farsi fare la vaccinazione, ma seguendo le regole che potranno essere definite.